Udinese Nicastro 1-0. Il 3, Sampdoria Inter 31, Juventus 29, Roma 28, Atalanta 27, Bologna 24, Lazio e Bari 21, Genoa 19, Fiorentina Cesena Lecce 18, Udinese 16, Cremonese 15, Ascoli 14, Verona 12 punti. La Roma non ha mai vinto a Cesena e oggi ha seriamente rischiato di perdere. Priva di desideri, ma anche di idee chiare, la squadra giallorossa per oltre 70 minuti ha subito passivamente le iniziative di un Cesena veloce e grintoso. Al sesto, deviazione di testa di Djukic, respinge sulla linea Rizzitelli. Gli schemi dei padroni di casa sono apprezzabili, al 28esimo ci si mette anche la sfortuna, solo il montante salva la Roma sul destro al volo di Djukic. Rivediamo la conclusione al rallentatore. Ancora due palle gol per il Cesena nello spazio di pochi secondi. Cervone, sicuramente il più bravo della squadra ospite, salva prima su Agostini e poi su Pierleone. Ripresa, Radice fa scendere in campo Conti al posto di Piacentini, ma è ancora il Cesena a farsi avanti. Al quarto, Cervone in difficoltà, tu per tu con Pierleoni. Ottavo, bella intesa tra Djukic e Agostini, il centravanti controlla di sinistro e prova il destro. Ventesimo, ancora Agostini sotto i riflettori, il centravanti non trova l'angolo giusto. Nell'ultimo quarto d'ora si fanno vedere anche gli ospiti, al 27esimo Comi dopo un triangolo con Gerolin si mangia un gol già fatto. Subito dopo ci prova Rizzitelli lanciato da Di Mauro senza fortuna. Si chiude con una bella azione corale della Roma, conclude Conti, la palla si ferma sulle gambe di Rizzitelli e il portiere Rossi rimedia. Lo 0-0 comunque va stretto al Cesena.